Logos Web Radio. Ciao, sono Alessandro dal centro giovanile For All di Monteveglio. Oggi per Logos Web Radio vi parleremo della manifestazione anti-Gelmini che si è tenuta a Bologna l'8 ottobre 2010. Questo argomento ci tocca molto da vicino perché l'approvazione del decreto potrà cambiare il nostro sistema scolastico e le nostre aspettative sul futuro. Ci interessa valutare la manifestazione dal nostro punto di vista di studenti dei superiori e perciò sentiremo l'opinione di un nostro amico di Vignola che ha partecipato per la prima volta ad una grande manifestazione di piazza alla quale erano presenti circa 4.000 persone. Ora passo la parola al nostro inviato Flavio. Ciao a tutti, qui abbiamo Matteo che ci racconterà un po' com'è andata la manifestazione dell'8 ottobre 2010. Matteo, com'è andata la manifestazione ieri a Bologna? La manifestazione è andata molto bene, si è svolta pacificamente, senza problemi con le forze dell'ordine. In generale è andato tutto abbastanza bene. Ma ci puoi spiegare un po' meglio per che cosa si è manifestato? Allora, questo sciopero nazionale è stato indetto contro il decreto di legge del ministro Gelmini. Un decreto di legge che demolisce la scuola pubblica e fa enormi tagli a personale di cui non c'era veramente bisogno. Tu sapevi già qualcosa di questi problemi? Comunque è la prima manifestazione a cui partecipi? Beh, la prima manifestazione a cui partecipo di sicuro. Come problemi se ne parla moltissimo su internet, non dico ai telegiornali perché non ne parlano. Comunque è la prima volta che vengo. Quindi come hai saputo di questa manifestazione? Internet. Attraverso internet. Ci puoi parlare un po' di come era composto il corteo dei manifestanti? Allora, il corteo era composto principalmente da studenti, sia delle scuole superiori ma anche delle scuole medie e delle università, più anche qualche insegnante. E secondo te, che hai partecipato a questa manifestazione, è stato efficace manifestare? È servito a qualcosa? Beh, l'efficacia di una singola manifestazione è un po' dubbia, però proprio per ovviare a questo problema sono state organizzate altre manifestazioni su base mensile da qui fino alla fine dell'anno. Si faranno sempre a Bologna o comunque ce ne saranno altre in giro per l'Italia? Alcune saranno di stampo nazionale come quella di ieri, ma ad esempio il 16 ottobre se ne terrà una grossa solamente a Roma. Ringraziamo Matteo per essere stato così disponibile a farsi intervistare da noi. Speriamo che questa intervista possa stimolare l'interesse di altri studenti e tenersi informati sulle iniziative e sugli ulteriori sviluppi del decreto di legge Gelmini. Questo servizio è stato realizzato durante il workshop di Web Radio che si è tenuto al Centro Giovanile For All di Monteveglio nei giorni 8 e 9 ottobre 2010. Il servizio è stato realizzato da Alessandro, Gaetano e Flavio. Un saluto da tutti noi. Seguiteci su www.ilblogos.it.